noi non sappiamo niente, però non sapete mai niente. Vai. Va bene, adesso manteniamo un attimino la calma, siamo persone adulte e se ci sono stati dei problemi sicuramente li risolveremo. Se posso, posso parlare io, se sono parte coinvolta. No, Giorgio, non importa, andiamo avanti. Va bene, allora vi abbiamo convocato appunto perché ieri sera, sapete che c'è stato questo cambio generazionale dell'ente Palio e si è in base alle funzioni eccetera eccetera si è stabilito il consiglio direttivo e con le relative cariche. Per vostra comodità ho stampato una pagina in cui ci sono i nomi, cognome e cariche ricoperte, quindi mi auguro che questo screzio nato subito si riesca ad appianare nel tempo, dimostrando che rispettiamo tutti i giornalisti in egual misura, perché non abbiamo assolutamente preferenze per l'uno o per l'altro. Per noi la stampa è importante perché è l'unico organo che conosciamo per far conoscere le nostre attività presenti e future. Quindi mi scuso, anche se in questo momento io non ne sono responsabile, mi scuso con il giornalista perché è una cosa che non doveva accadere, ma staremo un po' più attenti la prossima volta a mettervi tutti allo stesso livello, perché questo è quello che già ieri sera avevamo stabilito di fare. Aggiungo una cosa, noi la notizia già ce l'avevamo tutti, c'era un accordo con Canaletti di non pubblicare in anticipo le cose e aspettare la conferenza stampa. Sono molto amico. Gli altri colleghi sono stati dei pessimi. Allora, io sono molto amico di Asterio Tubaldi da diversi anni, avrei potuto, non stamattina, ieri sera alle 10, chiamarlo e dirgli tutto, invece l'ho chiamato questa mattina per invitarlo e gli ho detto che questa sera si sarebbero conosciuti i nomi, quindi se c'era da preferire qualcuno probabilmente l'avrei fatto io. Ad ogni modo, adesso rassereniamoci un attimino e lasciamo le nostre armature a casa, perché non siamo qui per combattere o per difenderci, ma siamo qui con l'intento di dare una, come posso dire, una carica di molla, non so come dite voi, all'ente Palio, che è stato condotto con alti e bassi per 20 anni da altri. Noi faremo tesoro dell'esperienza del vecchio direttivo, dei vecchi componenti, cercando di naturalmente migliorare tutto quello che sarà possibile migliorare. La voglia di fare l'abbiamo tutti, perché sapete benissimo che siamo tutti volontari, nel senso che ci siamo offerti di prendere in mano questa macchina col desiderio appunto di, il nostro scopo, il nostro desiderio che è emerso subito è quello di far innamorare la città come sicuramente era in passato. Sapete che sono bolognese, vivo qui solo da 9 anni, quindi non ho una storia portoricanatese alle spalle, però nei 9-10 anni ho imparato e visto tante cose, vissuto la città in prima persona per varie ragioni. Desideriamo, il nostro desiderio è quello di riportare la città ad amare l'ente Palio. Quindi se mi prestate attenzione io continuo a conversare, perché altrimenti nascono quegli equivoci. Grazie, sa a chi mi rivolgete. Ora vorrei passare la parola al nostro presidente. Prego. Buonasera a tutti, inizia una nuova avventura e la iniziamo innanzitutto con la bellezza che in platea ci sono tutti i quartieri presenti e per noi questo significa ripartire con il dialogo con i quartieri che per noi sono la parte essenziale dell'ente Palio. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Sisti e a tutto il vecchio direttivo, perché per più di 20 anni ha portato avanti il Palio, che non è solo la corsa, e che per noi sarà difficile portarlo avanti, perché veramente da ieri sera già ci siamo messi in maniche di camicia per cominciare a lavorare, perché considerate che agosto è dietro l'angolo e quindi la corsa per noi è importante, ma senza l'aiuto dei quartieri, delle associazioni e dell'oratorio, della scuola e di tutte le persone di buona volontà, per noi Porto Recanati è questo, cioè ricostruire
quel tessuto di persone che si mettono insieme per far vivere in una festa di comunità. Ieri sera Marino parlava di festa di comunità ed è giusto che sia così. E a me l'onore o gli onori di portare avanti la presidenza dell'ente Palio, e il vicepresidente è l'unica donna presente, l'abbiamo avuto per acclamazione, Giulia Monaldi, al quale va anche un applauso perché siamo contenti che ha accettato. E Giuseppe Russo, che ha introdotto saggiamente, è il nostro segretario, ma nonché addetto alla comunicazione, quindi facciamo un applauso anche a Giuseppe, grazie di aver accettato. Poi c'è colui che detiene la cassaforte, il lucchetto della cassa dei soldi, no? Come si vuol dire? Ed è Marco Morodi, il nostro tesoriere, grazie Marco di aver accettato. In più abbiamo altre persone che non sono presenti qui, che sono Giacomo Sabatinelli e Fiorenzo Castellani, che hanno impegni di lavoro. Allora Marino Ferraccioni, Giacomo Sabatinelli e Giovanni Mozzicafreddo faranno praticamente la commissione per la gara, cioè praticamente porteranno avanti tutto quello che è il ripensamento della gara e soprattutto porteranno avanti tutto quello che è non soltanto le regole di quella sera, ma ovviamente la prima cosa che faranno in settimana è quella di cominciare a rivedere, lo possiamo dire, qualche regola in regolamento della gara. Poi Fiorenzo Castellani, che è anche il presidente del quartiere San Marino, avrà il compito di portare avanti il rapporto con i quartieri. Per noi prendere l'ente Palio e portarlo avanti non è semplice, perché ripeto, 20 anni sono tanti. Ieri sera abbiamo fatto un po' un excursus di questi 20 anni e dobbiamo soltanto che ringraziare il vecchio direttivo, ma adesso c'è un nuovo direttivo dopo tanto tempo. Non vogliamo polemiche, vogliamo soltanto che i Porto Recanatesi riportino avanti il Palio, e soprattutto è rimasta l'unica festa vera di tutta la nostra città. Questo noi lo stiamo dicendo con forza e con l'aiuto però di tutti. Non ci piace le polemiche, non ci piace siamo delle persone che si mettono in gioco, e come tutte le persone che si mettono in gioco ovviamente siamo qui pronti ad affrontare tutte le situazioni che verranno fuori e soprattutto tutto quello che verrà in questo periodo. Incontreremo subito dalla prossima settimana i quartieri, le associazioni, la nuova nata associazione Porto Recanati E, con la quale vorremmo portare avanti un certo tipo di collaborazione. C'è l'idea che comunque anche un rappresentante del comune possa essere con noi all'interno del consiglio, perché comunque è anche vero che il comune ci affianca in questa collaborazione. La cosa che noi vogliamo è che da oggi siamo tutti insieme a lavorare per far ripartire, e non è il termine esatto, per partire insieme in una festa. La data del prossimo Palio in realtà, tanto dal regolamento lo dice, è la terza settimana di agosto, e per noi è già subito dietro l'angolo. Quindi incontreremo le squadre, incontreremo tutte le associazioni, e vorremmo assolutamente, abbiamo già qualche idea è venuta fuori ieri sera in una riunione del primo direttivo, dove veramente ognuno ha portato il proprio contributo. Ringrazio la presenza della stampa. Per noi la stampa è importante, perché comunicare come ente Palio significa avere un ottimo rapporto con la stampa. La situazione che diceva giustamente Fabrizio Carbonetti, eccolo Fiorenzo, è arrivato.
La situazione, diceva Fabrizio Carletti, la condivido. Noi ieri sera abbiamo detto che non facevamo uscire nessuna comunicazione ed è così stato. Poi ovviamente noi non possiamo sapere quello che ha in testa un testato giornalistico o altro. Però questa è una cosa che in realtà la bellezza di oggi è che c'è un palio, c'è un ente palio e ci siamo. Adesso io lascerei la parola a Giulia, due secondi, che è la nostra vicepresidente, e poi anche agli altri. Grazie Italo, non ho nulla da aggiungere a quello che è stato detto. Buonasera a tutti, mi presento anche se con molti di voi ci conosciamo, mi chiamo Giulia Monaldi, sono di Porto Recanati e niente, ho accettato volentieri l'invito a far parte del direttivo perché credo che l'ente palio e il palio storico sia un'opportunità importante per il paese, un'opportunità di unità, un'opportunità di comunità, che è la parola che mi piace di più, e niente, spero di portare il mio contributo. Tutto qui, insomma. Buonasera a tutti, sono Marco Moroto e sono il tesoriere, come dice la parola, custode di un tesoro. La grossa cassa. Il tesoro è il palio. Sono un tecnico, sono un perito industriale, ho lavorato in precedenza con aziende tipo Coca-Cola e Ferrero, ho contribuito qui a far crescere una società di basket, la Basket People Femminile, e credo in queste cose, insomma, credo nel territorio, credo nella città di Porto Recanati, sono stato sempre innamorato di questa città, anche se sono un senza testa di nascita, però è 35 anni che sto qua e conosco parecchia robetta, insomma. Il mio amore per Porto Recanati, la città di Porto Recanati, mi ha coinvolto in questa situazione e sono con molto orgoglio partecipe a questa cosa. Speriamo di far una cosa per bene, ecco. Grazie. Si presenta? Sì, sono Marino Ferraccioni, faccio il pescatore, ho corso parecchie edizioni del palio storico, fin dalla prima edizione. Se stavo bene fisicamente ancora correvo, anche avendo 54 anni, avrei i giovani sempre, ma un vecchietto dietro serve sempre. Castelnuovo lo sa che c'è un certo Filippo Rombini che io stimo molto, grande mio amico, che l'ha fatti quasi tutti lui, perché è una forza della natura, No, abbiamo aiutato i quartieri, perché io voglio precisare che parlando con Antonio Monaldi, che è stato il CEO qui del vicepresidente di Giulia, che ha inventato questa corsa 22 anni fa, Antonio è stato per me l'artefice di questa, che chiamò quella volta a me Filippo, ci disse: ragazzi, voglio fare una cosa, questa corsa con le coffe, era tutta un'invenzione 22 anni fa, che è partita. I primi anni era bellissimo, gente coinvolgersi, i quartieri, tutto qua, dopo c'è stato un po' di rilassamento. L'ente palio, io ho partecipato anche all'ente palio nel 99 a ricarica per 3 anni, sono fatti degli errori sinceramente, specialmente levando le sfilate ai quartieri, per me è stato un grosso sbaglio quella volta. E noi vorremmo riconvolgere i quartieri, quindi speriamo, Presidente, che oggi chi è vicepresidente, che sono presenti, di coinvolgere le persone e noi vi aiuteremo. Io cercherò con Fiorenzo, con Giacomo, di fare in modo di trovare i ragazzi, come dice Italo, coinvolgere le scuole, l'oratorio salesiano, portare i ragazzi dai 18 anni in su a correre, perché è una bella cosa, faticosa ma bella. Cambieremo delle regole, che io quando c'è il percorso originario, che se lo ricorda che era lungo, cioè i 4 tratti una persona non lo può fare mai, è una fatica immensa, cioè portare a fare 2 tratti lo può fare tutti, perché tanti ragazzi, chi fa calcio, chi fa pallacanestro, nell'inverno si allenano, fanno altri sport, quindi il ragazzo faceva una corsa, 4 tratti, diceva: voglio un altro anno, vi saluto, perché era faticoso, ragazzi, lo faceva solo i più accaniti, più, no, che fisicamente la facevo, io pure 2 volte ho buttato fuori, sono avviato un vicolo qua, ho rimesso anche l'anima per lo sforzo, non si può fare, bisogna cambiare,
ma in una squadra però di 10, di 15, anche di 20 ragazzi, che più di due tratti non si può fare. Dopo c'è l'Ironman che ne fa 3 e ne faccia pure 3 tratti, però bisogna cambiare, e quindi si portano i ragazzi alla corsa. Perché se no va via, fa una corsa un anno e poi vi saluto, troppo fa di gol, è giusto. Quindi bisogna portare più ragazzi, quelle squadre più, quindi più composte, dice come fanno a trovarli? E le facciamo, perché quando vede lo sforzo è minore, si trova. Niente, concludo perché ho detto un po' tutto, anche troppo. E la ringrazio di essere presente. Moccolò, dopo ne parla il presidente. Moccolò. Ci saranno sicuramente e non possono non esserci, sicuramente Flavio, anche perché io l'ho portato avanti per 15 anni, quindi passeremo il testimone all'interno, adesso vedremo, c'è già chi ci ha chiesto di portarlo avanti e ha dato la sua disponibilità, quindi adesso poi con calma vedremo un attimino come impostarlo, ma in realtà il Moccolò è il nostro primo pensiero, perché se non ci sei Moccolò non c'è il futuro. Giovanni Mozzicafreddo. Buonasera a tutti, sono Giovanni Mozzicafreddo, faccio il geometra come libero professionista e ho fatto questa scelta di entrare nel direttivo perché ho corso il palio diversi anni. Poi mi sono chiesto, ma sento delle voci in giro che tutti dicono forse sarebbe meglio organizzarlo così, organizzarlo colà, e mi sono detto prima di pretendere qualcosa secondo me bisogna dare. E ho fatto questa scelta perché sono il più giovane del direttivo, perché credo che sia giusto dare qualcosa per riuscire a organizzare nel migliore dei modi un evento che Porto Recanati ne ha bisogno, sia come paese e sia anche come realtà, perché bisogna far innamorare Porto Recanati, i cittadini portorecanatesi del palio, quindi avere una maggiore rappresentanza di Porto Recanatesi per questa festa, a partire dalla corsa, arrivare anche alla classica sfilata, dove secondo me bisogna far innamorare, lo dico un'altra volta, il paese e i portorecanatesi di questa festa. Speriamo di riuscirci, siamo in 8, ma per fare questo ci deve essere l'apporto non solo di questi 8, ma di tutte le persone di questo paese. Grazie e passo la parola. Buonasera, sono Fiorenzo Castellani, Porto Recanatesi ad hoc. Ho accettato con grande entusiasmo di entrare in questo direttivo dell'ente Palio. Io ho fatto lo scorso anno per la prima volta la sfilata del Palio e sentendo tutte le varie critiche, le varie situazioni che c'erano state gli anni passati, ma perché la gente non si innamora del Palio, non si innamora di questo Palio che è bellissimo, una sfilata bellissima. Dicevo al consiglio l'altra sera che mi sono commosso quando sono attraversato la mia via, una cosa entusiasmante. Ecco, siccome ho visto che probabilmente c'era poco interesse per questa situazione, allora dico, mi metto in gioco io, cerco di fare del mio meglio, mi hanno dato l'incarico di riorganizzare un po' tutto con i quartieri, perché bisogna riorganizzare un po' tutto con i quartieri, quello che c'era prima, tante discussioni, queste devono finire, devono andare via, perché non è possibile, capito, che all'interno di una comunità come quella di Porto Recanati sia no, io non lo faccio perché c'è quella che non va bene. Questo non va bene e l'impegno mio sarà massimo per far sì che tutti i quartieri possano partecipare quest'anno, siamo già a tempi strettissimi, a questo palio che sicuramente sono delle modifiche, delle situazioni nuove. E questo. Penso che mi impegnerò in maniera fantastica al palio di Moccolò,
perché è una cosa che dobbiamo riorganizzare, rifare, rivedere, perché così facendo si crea una nuova generazione che viene su, che sente l'appartenenza al quartiere, l'appartenenza al paese. Questo è quanto io, come Fiorenzo Castellani, come anche il nostro direttivo, ci impegneremo. Grazie. Vabbè, mi avete già conosciuto perché ho aperto la serata, sarò il segretario e anche colui che terrà i rapporti con i giornali. Chi mi conosce bene sa che non ho mai fatto favoritismi a nessuno, sa che dico quello che penso e penso quello che dico. Quindi vi assicuro, da parte mia, Giuseppe Russo vi assicura che d'ora in poi tutte le notizie che riguarderanno l'ente Palio, quelle ufficiali, usciranno solo ed esclusivamente dalla mia bocca. Quindi non posso impedire ad altri all'interno o fuori l'ente di parlare, chiaramente non lo posso fare e non intendo farlo, perché non sarebbe giusto, però mi piacerebbe, quando riceverete, perché accadrà, perché tutti noi abbiamo amici e nemici, poi che c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, degli amici o dei nemici, quindi accadrà che molti faranno illazioni, cose di questo genere. Mi appello alla saggezza dei giornalisti nel filtrare le notizie, cercando di capire se chi parla, parla per denigrare o per esaltare, e soprattutto rinnegherò ogni notizia che verrà, smentirò pubblicamente ogni notizia che verrà pubblicata se non uscita dalla mia bocca. Fate tesoro di questo, perché io desidero andare d'accordo con voi. Io faccio parte di molte associazioni, ti darò la parola subito, faccio parte di molte associazioni, Lions Club, Federcampeggio, non sto a elencarle tutte, ho sempre fatto parte del direttivo, in alcuni anche presidente, e ho sempre trattato i giornali sempre nello stesso modo, perché non mi piace che non mi piacciono gli scoop. Io odio i programmi televisivi in cui si parla sempre di scoop, quindi vorrei d'ora in poi che voi faceste tesoro di quello che vi ho appena detto, perché qualunque notizia verrà pubblicata che non sia uscita da me quale portavoce dell'ente Palio, io la smentirò. Prego, nome se possibile? Massimo Ciclari. Prego? Massimo Ciclari. Ok. Un suggerimento per chi c'è già passato. Guarda, se ti alzi i piedi forse ti ascolto meglio. Ho 71 anni, quindi con i difetti di un 71enne. Un suggerimento da chi c'è già passato. Se non fronte premessa, ci sono tutti che potrebbero trovare la sua proposta di dire: se qualcuno parla io smentirò, allettante. Non me ne riprendo. Allettante, nel senso che molti dicono, se io dico una bufala e poi ce l'ha smentita il giorno dopo, sono due articoli, non uno. Se invece si parla per comunicato è scritto, è quello, rullate a tutti, e non c'è bisogno di smentire niente perché sta lì. Quindi una potrebbe essere un suggerimento. Valuteremo e sicuramente metteremo in pratica. Ok, passo la parola di nuovo al Presidente. Per noi era questo, dare la voce a tutti e io, tutti otto, ma anche a Giacomo che è fuori per impegni lavorativi. Noi ci siamo, vi do soltanto la scaletta dei prossimi impegni perché è importante, l'agenda è pronta, noi la prossima settimana ci riuniamo, Giacomo, Marino e Giovanni cominciano a mettere mano a tutto quello che è il regolamento della corsa. Fiorenzo chiamerà tutti i quartieri perché cominciamo a parlare con loro e andremo ad incontrare tutte le associazioni di Porto Recanati, tutte, dalla A alla Z, perché tutte le associazioni devono essere informate con la collaborazione dell'ente Palio. Con l'oratorio andremo ad incontrarci perché sarà insieme all'altra parrocchia il fulcro per il Palio dei Moccolò, che è l'agenzia educativa per eccellenza di Porto Recanati, e l'ultima cosa è questa: collaboriamo insieme, basta le chiacchiere, è ora che ci mettiamo le coppe in spalla. Grazie, e adesso c'è un piccolo rinfresco offerto dall'ente Palio. Grazie.